un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, quello che se ne va la primavera. Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, con una freccia da narco scocca, con la veloce di ponte e bocca. Sì, qua si vede. Si vede? Sì. Troppo forte quello che arriva, ecco. La gano. Stavo molto giù, ma... Molte bestie. Molte bestie nel letto. Hai sentito bestie nel letto? Stavano già su pieno di pioni. Noi li abbiamo sentiti, però non abbiamo né pioni né li abbiamo visti. Che cosa? Anche gnoga. E allora abbiamo pensato, anche lei c'ha la sua gamba. Abbiamo pensato fosse stata la frutta. Gnoga qua. Invece cos'era? Una, magari una cosa la frutta. Sergio, quante guide prendiamo? Uno o due? Buenos días, señores. Guías. No, solo con uno. Con un guía, ¿no? Sí, van a ir con... Guardate. Se lo vedesse la sua mamma. Se mi vedesse! Con aria tutto pulito. Non troviamo la mia macchina. La sua cosa per... dentro le camere, che era qua sopra. Era dietro. Io non l'ho preso. Era lì dietro, io l'ho vista dietro. Guarda, no? La bolsita gris di Mauro. È dietro. Quale sleeping? Sì, tu le cose più, sì, io gli che pensai che avevi visto. Adesso ho guardato Ramona, ho visto che ce l'aveva in mano. La è bellissima, tranquillissima. E che le ha detto a Sergio? Prima di scendere, Sergio, ti tiro giù la valigetta? Sì, le ha detto Sergio. Allora lui l'ha tirata giù. Ehi, Ramon! E sicuramente piove. Perché? L'avevo previsto. Arrencio di Maria Fernanda. Quando tu eri Ramon? No, Ramon è un bravissimo. Fa tutto Ramon. Sì. È un tutto fare Ramon. Un lavoratore. Molto sì, bravo. Sa fare tutto. No, dopo vieni il dettaglio, come si dice, questo che si vede molto bellissimo. Questo rimane a vista, questa questo parte. Un po' brutto. Questo viene coperto. Coperto. Con cemento. Con cemento e calce. Ti ricordi come si dice? Sì. Queste qua piantate? Sì, macadamia. Questa è la pianta della macadamia. È una pianta che è un albero. Cresce velocemente. Sì, in due anni. Vince la produzione. Il sembrando mi dai se ve no, zero. Ve come la spunta.
quanti monaro sono? Uno, sai. Uno. Guardate come mi sono conciato per portarvi la bistecca. Oh. Quelle banane. Aia del bracciere alla pancia, del bracciere alla pancia direttamente. Ahí va. Se le tiene muy bien. ¿Hace muy? ¿Qué está? Per portarlo. ¿Qué es que hay sus cadenti? Si torna a Puebla. Bellissimo. Oh, guarda. Pazzesco. Il colore della macchina è questo. Facciamo fuori uno che lo provo, no? Sì, dai. No. È buonissimo, Giuliano. Ti credo, ma sto mangiando così bene. Già. Quello bianco è noce. Questo me lo grano. Crema e dentro c'è il peperone ripieno di frutta. C'ha albicocche, fichi, c'ha tutto. Carne. Mele, carne. Tira fuori il borsetto, tira fuori i soldi. Guarda che sono lì di fianco, dai. Chiamate i poliziotti, se no paga, eh. Chiamate i poliziotti. A lavare i piatti. No, cassata? Sì, è piaciuto lo scherzo, eh. Accidenti. Che scherzo che ti ha fatto Graziano questa volta? No, io no. Mi ha preoccupato. Babbo la macchina. No, finché. Chi me l'ha fatto? Io c'ho un culo della madre. Ok. Spazio. Cartellone. Adesso ce ne sono vari, puoi spegnere. Le grosse fish. Mamma mia, hai appannato tutto l'obiettivo. Dov'è? Qual è la macchina che i nostri eroi hanno noleggiato? Indovinate, guardate tutto. Il maggiolone bianco. Quattro maggioloni bianchi. E il carro rojo. La Jeep. Chi lo sa? Un saluto da
nuovo mezzo. Abbiamo noleggiato il collettivo. Abbiamo speso una cifra. No, nonna. Dovevo fare gli straordinari. 1.700.000 macchina, va bene. Ecco il nostro driver man. Eccolo lì. Oh, bravissimo. Stamattina ho fatto 1 chilo di cacca. L'informazione è determinante. Dopo 5 minuti ai Caraibi. La vendetta, la maledizione di Graziano ci segue. Sta filmando? Alleluia! The Honda Hotel! Alleluia! Mi avete domandato che come si fa a entrarti? C'è davanti il taxi, è difficile. Avete noleggiata tutto? La spiaggia grande, quella che avete passato l'acqua, ecco, proprio lì all'entrata lì c'è la spiaggia più grande, perché è carina. Dobbiamo tornare indietro? Ovviamente sì, la fine della strada, finisce la strada, noi siamo l'ultima. È all'inizio, la spiaggia si vuole andare a camminare, la prima è questa qui, praticamente fa la prima baia qui, poi ci sono le rocce e poi c'è la seconda baia. Molto bello. E io questo qui ho detto, uno lo... E quella per 4 persone, io consiglio. Giorgio e Mauro chissà dove sono. Perfetto. Ma sei provato a chiedere informazioni a Cuba povera. Perfetto, bellissimo. Grazie, grazie. Dov'è? Qua. Grazie. Salute. Ma sai quanto ti ha messo nel tuo piede? Ah sì, lo so. Occhio il dito lì del flash. Lì. Siamo a Tulum. A volte così come quando c'è un panorama devi usare la normale. Cuidado, guarda. Lì! Entrando nel muro le strutture principali si trovano direttamente davanti a voi. Grazie.
se no si muove. Dai, Franci. No, ma gli no. Sì. Comunque, potete non spaventarmi questo bambino. Perché già che sicuramente quando metto l'obiettivo c'è. Le foto, no? Quel disegnino qua, questo basso rilievo qua, è il tempio del dio discendente. Non si può salire, Giuliano. Da là, da là. Giorgio si è messo esattamente davanti. Bene. Vai. Allora ce la facciamo fare anche noi una foto? Sì, sì dai, dove eravamo noi? Che bello. Bellissimo. Non si può andare giù? Che bello qua. Ma smettila! E ti siedi? Se sei rotto puoi togliere anche il caffè. Mi sono fatto aspettare il sole 10 minuti qua. E adesso è arrivato. Stai filmando? Sì, certo, ma è lo stesso. Perché non si muove più l'iguana, non vedo anche l'uccello. Lo vedi l'uccello? Sì, lo vedo. L'iguana è in basso. Cosa se vieni qua di fronte? No, no, li vedo tutte e due. L'ha beccato, sì, sì. Sì, l'ha beccato. Io li sento chiacchierare ma non so dove sono. Là, sono di là, non so. Zio! Perché parla? Thank you.
La scalata è stata dura, molto dura. Così. Ce l'hai un flash? No, ce l'ho già. Mi avete detto di non portarlo. Come non portarlo? Seduto. Sarebbe il caso che si togliesse anche. La fa così, tanto non si sposta, questi fanno merenda. A che cosa? Niente. Il primo è troppo messo. Come va? Bene, bene. Salire, sai, si scade abbastanza bene. La vedo dura, ragazzi, ma attacca la cosa. Dove vale la pena? No, eccezionale. No, Peter. Quello è il grande gioco della pelota. Ehi!
Giorgio all'ombra. Senti, il più brutto da fare che il gioco da fare. A caldo! Gli anelli non sono mai. No. Chi può saperlo? Quello è un enigma, un mistero irrisolto. Vuole un po' d'acqua? No, per adesso preferirei un po' di off. Dall'altra estremità. Parla Giorgio! Non lo so, si vede che fa più contrasto, boh. Le vedo meglio nella telecamera che dal vero. Nata? Sembrano i colori intensi quelli dei piatti. È presente? Quelli che usano? Sì, con le maioliche. Bravissimo, prendi quelli. Peccato che è rimasta solo la parte bassa della colonna e non si vede la testa. E te era una cosa, un tempio di... Di quelli che ci hanno lasciato le penne? No, sopra andavano. Di riprenderlo bene. Nati, vieni a vedere. Questo è quello delle aquile del... Questo è quello delle aquile dei giaguari, guarda che bello. Non è che c'è il cenotto di là. Provo a guardare dov'è il cenotto. Aspetti la prossima numero. Che erano colorati. Ma se erano colorati dovevano essere meravigliosi. Sì, erano tutti colorati. Te immaginati i colori? Tutto colorato. Sì, che doveva essere una cosa. Ma guarda un altro inginocchiato, cioè con le ginocchia. Grazie.
estrema. La foto estrema, fammi vedere. A rischio della vita. Ti becca. Non ci vediamo qua. Magari c'è l'elicottero che ti può fare il giro di tutti i siti qua vicino. Brava, fa le foto, però. Non te l'ho detto. Cosa stai facendo? Sto riprendendo te. Ah, grazie. Perché ti sei spostata? Per mostrare il mio lato migliore. Vabbè. Il controluce, insomma. Vabbè. Spegni. 2000 foto di quella farà. Devi fare. Aiuto, ci siamo persi. No, qua c'è una pietra che ho scritto voi siete qui, ma non sono la persona più adatta a capire dove sono. Qui. Aiuto, a qua sei situa. Guarda quell'uccello là. Che pace. Cos'è questo, Nata? Il convento. No, gli spagnoli praticamente hanno trovato queste specie di celle e gli hanno ricordato la... Ay, qué rico. Animati, historiadores y arqueólogos.
Dove c'è un passaggio di là? Ho visto. Aspetta, è mio che mi metto in mezzo così ti rompo le palle. Ah no, c'è uno col cappellino rosso. Giorgio esce per primo. L'uscita di Ennio, attenzione, carino. Allo. Dovresti dirmi che i 5 là in fondo mi hanno visto. Il cunicolo. C'è qualcosa che vola davanti all'obiettivo. Basso. Siamo già alla luce. Molto basso. Tenere giù le corna. C'è qualcosa che mi cammina sulla faccia. Bello. Bello. Vuol dire che questo qua è completamente una mucchiata di tutto. È solido. Rendere accessibile quella parte là. Ok, andasse su. Abbastanza grosso. Bella bestiolina. Non lo trovo più. L'iglesia, l'osservatorio, di quelli che sono di là è molto più bello. Oh sì, amore. Fai dentro, non ti vedo con la telefono. No, si questa moneda. Giù, non si vede di questa. 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 Non si Siamo al cenote. Dai, tiralo fuori. Dai, tiralo fuori. Vai. No. Ti ho detto tirarlo fuori. Dimmi che cosa mi dai. Tiralo fuori, Tiga. Tiga, tiralo fuori. Bello! Puoi ridirlo adesso se vuoi. Tiga, tira fuori l'obiettivo. Ah, ok. Pensavo fosse qualche... Ma dicono che è fonda o no allora? Tira fuori l'obiettivo. No. Nata, prendilo in mano. Dai, ti ciupa. Ma sei scemo. Metti per qualche motivo che vada in mano ai miei allievi. Ma va là, non va in mano ai tuoi allievi. Il mio professore. Ma non se ne parlo nemmeno. Sta arrivando, sta arrivando. Ti così? Dai, chi lo braga? Giorgio, anche tu, giù dovrai. Thank you.
Ciao. No, no, ma... Ma c'è la mamma davanti, devi spostarti. Io adesso mi sposto, Stiamo aspettando il taxi per andare alla spiaggia. Alla playa. Alla playa. Alla playa. Il taxi per la playa. E Francesco ci fa la foto, guardalo. Dai, Franci. Ci siamo piazzati sulla spiaggia di Akumal. Ah, che brutto posto i Caraibi. Monica, filma qualche topless. Un camion sulla spiaggia. E qui c'è un granchio, ma non vuole più uscire. Tornati! No, ma io se mi butto vado lì, poi mi attacco subito alla scala. Come ho fatto io, sei arrivata là. Natalia sta regressando velocemente. Tornando. Stai regressando, Nata? Sto belli, sono tutti qua. Dove sono andati tutti? Dove sono andati tutti? Barracuda. Oh, ma sono già spariti tutti, va però. Sono andati là dietro. Troppo bassa. Ma ci saranno dei punti alti. Barracuda troppo fa. No, no, ci sono. Porco pure l'ultimo gradino. Bello. Bellissimo posto. Se vuoi fare un giretto? No, no, no. Lì in mezzo ci sono blu. Sono bellissime. Solo che io ho paura perché è brillo. Fanno tutti qua. Ho via con la fede. Va su. La fede e forse anche l'orologio su. Infatti me l'ha fatto Dori l'orologio. È lì Ennio comunque. Non mi sento. Ennio! Dov'è Ennio? Ennio! È quello là, quello piccolino qua, a destra. Non è questo qua? Sì, è questo. Sì, è arrivato. Oh, dalla fresca, Monica. Sì, adesso ci rimetto. Guarda le gambe così. Ah, vedi, qui dovremmo come si sta tutta bene. Ah, non lo vedo più, Vedo solo quelli piccolini. Eccolo là. Blu. Questa qua sì che sembra minerale.
Hai visto? Non sento la risposta. Ti giuro, volevo uscire dall'acqua. Sì. Per quanto era grosso. Aia. Un baraguda che sarà stato così. C'è il petto giallo sotto, se non sbaglio, Eccolo. L'ho visto, lo vedo, solo che non... Adesso è lì. Guarda la direzione del mio dito. Quei due che abbiamo visto, ce li abbiamo mangiati appena tutti, no? Ho detto, magna! Sta mangiando, mi ha detto. Ho portato il libricino? Il libricino? Niente, perso. Già perso. Molto vicino. Ma anche Giuliano, se tira sulla testa. Non vedevo l'ora di allontanarmi. Sì, ecco. E poi si sta mangiando, gli rompi le balle. Bello. Io non ho visto che stava mangiando, ho visto che stava camminando, però sai, quando vedi una bestia del genere è meglio che sta allontanato. Lui l'ha visto il baracuda, L'hai visto? Era una cosa molto grossa. Quanto? Infatti. Così senza esagerare. Sì, ma ci avevano detto intorno. Solo che andavamo in due direzioni opposte. E io facevo pure pa. Ho quasi finito. Incrociato. Brava. Sì, beh, ma non è per... però suppongo che faccia il basta non andarli a fare bibi. Invece è passato davanti. Beh. Mi sono punta con ci sei? Si è punta. Fioritura del cactus. Fioritura che dura una notte. Ma non dirlo così, se non fa. Stai più lontano, fagli meno. Che meraviglia. Aspetta. Voglio andare qua? Mamma, stai registrando? Certo. Ho la tormenta d'ombra. Un bebè che mi va a volevo vedere ancora. No, Francesco. Sì, lo so che può essere una cosa divertente, ma proprio così averla in primo piano, poi magari ti metti anche a piangere. Sì. A 100 km orari. Metti fuori una mano. Tu ce la fai ancora a tenere la mano fuori dalla finestra, certo. Forza tua. Se cominci sopra i 120 già no. No, infatti, è bellissimo qui. È bello, qui quando è tranquillo proprio è stupenda sta villa, qui proprio c'è il bosco. No, è più facile che me lo dice lui a me. Che lui... Sei tu l'amministratrice? No, no, lui. Cosa fanno quelli nostri che correvano all'Ucraina? Ah, l'Ucraina è bello, impressionante. Grazie. Le vostre impressioni sulla tempesta tropicale? Mia! Dove sono andati tutti? In attesa dell'uragano. Ah! Che belli che sono, poverini! Questo mare come fanno? Magari stai aiutando a andare al mare. Visto? Ancora chiusa con... Quelle lì devono ancora chiudersi. Diretto a Playa del Carmen in attesa che stasera arrivi una tempesta tropicale e forse ci staremo chiusi in camera. Lo
ombre sotto la palma, alla ricerca dell'ombra, perché fa un calore della Madonna. Adesso andiamo, vamos nosotros. Allora siamo qua in attesa. Che ore sono adesso? Che ore sono? Sono 20 minuti. 20 alle 6 per le 9. Alle 8 questa tormenta, che non si è trasformata in uragano, dovrebbe arrivare qua. Siamo sulla terrazza più. No, no, si vede, si vede. Preparando i letti nel quartier generale della stanza numero 4, che è la mia, che è la quella di Giuliano. Che bello dormire in attesa di cosa? In attesa dell'uragano, fra della... pochi minuti dovrebbe arrivare, speriamo, della tempesta tropicale Chantal. E Giorgio sta tentando di aprire il letto, ma che la farà? O ci rimane, i nostri eroi. O ci rimane chiuso dentro o se la fa aprire. La posizione mi stimola alquanto.